Bonjour e bonjour, oggi sono Ilaria, la vostra casalinga preferita, perché è quello che mi aspetto di fare oggi, a parte lavorare un pochino pomeriggio. Delle robine, Amarok non vuole mangiare sto cacchio di ossetto, guarda, ora lo vuole, poi lo lascerà da qualche parte, così tutta la mattina abbiamo fatto, l'ho portato fuori. Sono anche già andata da Daiso e infatti voglio far vedere cosa ho preso, anche se sono veramente delle cavolatine, ma mi servono per sistemare delle cose. E tra l'altro guardate la mia pelle com'è. Super luminosa oggi, dopo aver usato appunto il retinolo, ovviamente protezione solare per uscire, mi sono messa il cappuccio, cappello e tutto. Ho anche messo la lavatrice, quindi qua sta facendo, e sto preparando le uova, perché ieri poi vedete le avevo tutte sbucciate, quindi qua ce ne sono altre sode, mentre tre le ho fatte con la maionese, salsa piccante, poi insomma sale, pepe, e le sto schiacciando con questo, credo sia per schiacciare patate, ma chi se ne frega, noi schiacciamo quello che ci pare. E qui appunto vi faccio vedere cosa ho preso da Daiso. Questo contenitore è super carino perché ci voglio mettere le decorazioni per le unghie, idem questo che però rimane aperto e lo voglio utilizzare per metterci i colori dei segni permanenti. Poi vabbè, queste sono le classiche veline che io tengo sempre lì perché non si sa mai. Poi ho trovato questi calzini troppo carinelli perché dentro hanno tipo la felpettina, quindi dovrebbero tenere caldo, proviamo. Questo bigliettino per San Valentino, perché sì, ma è pure San Valentino. Degli elastici per chiudere le confezioni e fine, questo è il mio haul. Quindi poi vediamo come verrà questa composizione. Prima volevo pranzare, che sono anche le tre insomma. Mi sono scordata in realtà due cose, perché se no non sono io, figurate. Devo ricomprare il canavaccetto, questo qua della cucina, che questo anche se lo lavo è rimasto un po' macchiato, quindi vabbè, tanto costa tipo veramente neanche meno di un euro. E poi praticamente l'altro giorno con il signor fidanzato mi ha aiutato a capire dove comprare queste cacchio di buste, che queste sono le buste in teoria per l'umido, per il cibo. Non capisco, io le vedevo, dico, ma dove le devo prendere? Al supermercato non ci stanno. Poi mi è venuta l'illuminazione e gli ho chiesto, ma non è che forse le vendono al convenience store? Perché sai, no, alla fine può essere, visto che comunque vanno tipo a zone. E infatti sì, mi ha detto, ah sì, non te l'avevo detto. Beh no, però grazie, ci sono arrivata comunque da sola. Va in base ai litri, io ho preso quella da un litro che in realtà è un po' piccolina, infatti devo prendere anche l'altra, e volevo comprare tipo un secchiettino piccolo dove appunto metterlo, perché così è un po' scomodo, cioè rimane la bustina, e mi sono scordata, quindi vabbè, quando mi ricorderò, se mi ricorderò, poi proverò. Adesso ripeto, prima pranzo, mi vedo uno dei miei video true crime e poi capiamo appunto il restante della nostra giornata. Ecco un po' come ho cercato di dividere, perché ormai questa qui grande che avevo preso stava esplodendo, era un casino. Io odio quando le cose sono tutte disordinate, quindi ho cercato di mettere meglio queste cose. Allora, queste sono le lime di Ross, ovviamente, perché poi io ho le mie separate. Qui ci sono tutti i gel acri, gel alle punte della fresa, e questi qua sono tutti preparati e le basi, più appunto le dual, le lime, eccetera eccetera. Mentre qui vabbè ci sono i dischi dei colori, che ho sbocciato soltanto i colori, quelli che ha comprato Ross, quindi devo ancora fare i miei. E in questo qui ci sono entrate perfette tutte le decorazioncine, come vedete, glitter, i vari pottini, adesivi, eccetera eccetera. E qui appunto ho messo tutti i semi permanenti e i colori così in gel. Questi sono quelli che ha comprato Ross, almeno mi ricordo, non faccio confusione, ovviamente li uso io, li usa lei, tanto insomma li uso sempre io, perché tanto li devo fare io a lei. E ho diviso con questi di passione unghie. E qui ci sono invece quelli insomma miei che ho preso io, così me li ricordo. Perfetto, perché è entrato tutto veramente perfetto. Ora devo capire dove rimettere questo. E in realtà mi sa che adesso mi spendo appunto un po' di tempo per fare il disco appunto dei miei colori qua. Allora, sappiate che si è fatta una certa ora. Tra un po' mi comincerò a preparare per mettermi a letto, perché c'è un motivo, ragazzi, perché la nostra missione di oggi è quella di guardare Sanremo. Allora, ci sono state le prime due serate, io lo sapete, mi sono appassionata l'anno scorso perché di solito lo vedo, sento le canzoni, ma non stavo mai lì a fare le serate, tutte robe. L'altro anno mi sono messa con Giulia, l'abbiamo vista, vabbè, pazzesco, perché vabbè c'era Paolo e Chiara che, raga, cioè vabbè, non posso neanche a dire. Quest'anno in realtà non è che c'erano nomi che dici, oddio, li voglio vedere. Ho ascoltato le canzoni e devo dire che il mio metodo di giudizio è
quale scarico nella mia playlist. Io ho scaricato soltanto quella di Rama, che si chiama Ma tu no, mi pare, o tu no, una cosa del genere. Mi piace tantissimo. Mi sono confrontata con Giulia in differita, ovviamente, e lei dice che Rama urla. Cioè, regà, per carità, può pure non piacere come genere. Tipo, a lei piace quella di Annalisa, che a me non mi piace. Io odio questi tormentoni tipo super ritmici. Fine. Poi c'è un lavoro dietro, per carità, mai sminuire queste cose. Personalmente non è appunto il mio genere. Mi piacciono molto più. Mi sono accorta di ritrovarmi molto più in quelle sentimentali, quelli che te le canti proprio col cuore, così. Quindi Irama l'ho sempre apprezzato tantissimo come artista e quindi mi sono ritrovata un'altra volta con Irama. Mi piaciucchia, forse la devo sentire meglio tra qualche tempo, magari la scaricherò, anche quella di Mahmood, il ritornello, tutte quelle metriche particolari della melodia, voce, ci sta. E stasera c'è la serata dei duetti, che è la mia preferita da sempre, perché poi si vanno a creare dei connubi belli, insomma, ci sta. E ci sono delle cose, dei duetti molto interessanti, molto interessanti, tipo l'80% mi interessa. E quindi mi sono detta, vabb, tanto non è che oggi ho fatto sta grande cosa, si può fare. Cerco di andare a dormire prima, dico cerco perché lo sapete, io vado sempre a dormire tardi, quindi sarà un po' un problema. Magari mi prendo la melatonina, non lo so, qualcosa. Cerco di andare a dormire verso mezzanotte, così metto la sveglia alle 5 e posso vedermi appunto la diretta, perché poi credo, mo c'ho sta cosa delle 5 in testa, magari non è neanche le 5, fatemi controllare. Esatto, infatti 20:30. Ok, quindi ci teniamo sulle 20:30. Contando adesso sono le 7:48 qui in Corea. 1, 2, 3, 4 e le 5. Quindi esattamente 10 ore. Quindi sì, mi devo svegliare più o meno alle 4:50. Mo mettiamoci sta sveglia. Vabbè, la metto alle 4:30. Ok, non abbiamo posticipato, la salvo e fine. Ho fatto anche addirittura in tempo a lavarmi i capelli, quindi ho fatto la mia solita treccina. Skincare, ovviamente, tutte cose. È esattamente 00:17, quindi avevo detto che dovevo andare entro mezzanotte. Sarà 00:30, perché tanto io poggio testa sul cuscino e ce la faccio. E ci rivedremo tra 4 ore. Beh, che dire, come non detto, io non ce la posso fare, io non capisco, continuo a non capire. Vi ricordate quando io non mi sono svegliata e ve l'avevo detto qualche altro tempo? Io metto la sveglia, il telefono non me la fa partire, cioè perché neanche me la fa partire. Io sono una di quelle persone che sento mezza sveglia e già sono in piedi, quindi impossibile che dici, sai, magari l'hai spenta, impossibile. Quindi ho visto l'orario stamattina e ho detto, ops, quindi ora devo aspettare che finisca, perché è ancora 1:46 in Italia, penso insomma che ci vorrà ancora un po', e poi lo potrò rivedere su replay. Ma è veramente un'esperienza che non volevo andasse così, ci ho provato. Oh ragazzi, il destino non succede mai per caso, non era la serata duetti ieri, come ho potuto sbagliarmi? Ma è oggi la serata, sì, raga, oggi faccio after, perché non esiste che io non mi svegli, faccio after, e quindi per fare after ho iniziato una nuova serie TV, che però devo vedere sul computer perché non posso mettere il VPN sulla televisione purtroppo, e quindi Dexter, una serie che, allora, la mia amica Francesca mi dice da anni, quindi ok. Poi mi sono finita le uova qua, che devo finire, mi sto facendo il riso e mangerò con le alghette, cioè ormai tanto non esiste più colazione, pranzo, salato, dolce, non esiste più niente. Non so se ve l'ho già detto, ma da oggi qui in Corea inizia il Solal, che sarebbe appunto il capodanno cinese. Ovviamente io sono qui da sola, non mi sono preparata, devo essere onesta, non mi sono preparata. L'altra volta almeno per il Chuseok c'era Jenna, c'era Rose, qualcosa avevo fatto, stavolta ho detto sto da sola, ma che cacchio mi fa fare sinceramente di fare qualsiasi cosa. Però mi sono ricordata che si mangia un determinato piatto, come poi anche per capodanno, perché è un po' tipo le nostre lenticchie, quindi un po' di buon auspicio così, e quindi l'ho ordinato delivery, perché sì, il piatto è il dokkuk, appena arriva quindi ve lo faccio vedere. In realtà è un piatto che io ho già mangiato un'altra volta, potevo benissimo farmelo a casa da sola, perché in realtà avevo le cosine,
soltanto che la questione brodo mi è ancora un dubbio, perché qui fanno questo brodo in maniera differente, quindi l'ho preso, tanto è molto molto economico questo piatto, perché tra tutto, quindi piatto, ovviamente poi ci sono tutti i vari panciani, contornini, che tra l'altro è un piatto super 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 sano, molto sostanzioso, ricco di proteine, anche perché c'è sia la carne che le uova, sia appunto poi il brodo. Quindi in tutto ho speso 12.300 won, che sono tipo sui 9 euro. Dovrebbe arrivare tra una quindicina di minuti. Io in realtà dovevo uscire e andare un attimo da Daiso, però aspetto prima che arriva questo, perché loro, ok, si lo lasciano fuori alla porta, quindi non c'è l'obbligo di prenderlo tu in prima persona, però devo comunque aprirgli il portone sotto. Eccola qui, adesso lo apriamo. Qua c'è la solita bustina con il sale. Il primo è riso bianco, ok. Mentre qua credo ci sia radish. Ah no, qui c'è kimchi e un mega fettone di radish. L'odore sembra super buono. E appunto c'è tutto quello che vi ho detto prima. Eccolo qua, e ci sono le rice cake, quelle così. Sono sicura che arriverà un momento. No. Il coyote. Intendi l'uomo che hai pagato per portare. C'è una persona in centrale che si occupa. Sono appena stata da Daiso, mi sono ricordata di comprare la nuova pezzetta, questa qui. Tra l'altro, guardate che carina. È di un verdino super 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 pastelloso, lievissimo, e aveva questo lilla, quindi figuratevi. Certo, c'è un elefantino, ma ce lo facciamo andare bene. E poi ragazzi, hanno messo le cose per San Valentino, c'era questa box e mi è venuta in mente un'idea, perché io avevo dei cioccolatini rimasti e in questa box voi ci potete proprio mettere i cioccolatini, letteralmente questi qua. Eccoli qua. Quindi adesso cosa ho fatto? Sto scaldando il cioccolato e poi io sopra ci metterò questi cuoricini e poi li metterò... Dai, vi prego. Ma che genio! Io vorrei tipo fare le strisciolinate così. Un po' come viene, ovviamente. Tanto se volevo le gocciolone non venivano. Se volevo le goccioline non venivano. Lo farò tipo zebrato e via. Così. Dai, ragazzi. Sono carini. Cioè, l'importante è l'impegno. Taran. Io questi li metto adesso nel frigo e poi li metto appunto nella scatolina. Buongiorno ragazzi, oggi vado a fare una cosa super figa che tanto dopo vedrete. C'è un tempo molto grigio, quindi probabilmente verrà a piovere, staremo a vedere. Comunque, per andare a fare questa cosa devo portarmi un piccolo beauty con del make up e con l'occasione vi faccio anche vedere delle cosine interessanti. Tantissime, vi giuro, sono troppo felice, non vedo l'ora di provare tutto, che ho preso dal sito di Estyle. Infatti molto spesso mi chiedete là dove posso comprare e acquistare prodotti asiatici anche in Italia. C'è il sito appunto di Estyle, vi lascio il link qua sotto. Tra l'altro, se spendete almeno 59 euro avete anche un bellissimo sconticino che non fa mai male, quindi qui sotto trovate tutte le informazioni e vi scrivo anche qui in sovraimpressione. Vi faccio un po' vedere quelli che sono i miei prodotti preferiti, che appunto potete trovare sul sito. Allora, innanzitutto ho fatto un po' di rifornimento dei miei prodotti preferiti per i capelli. Questa qui è la maschera di Shiseido, che in realtà poi qua adesso si chiama Fino in Giappone. Questa qui è la mega ricarica, perché io ho già la mia in doccia. Poi ho voluto provare lo shampoo e il balsamo della stessa linea, che non vedo l'ora di provare, hanno una profumazione incredibile. Questo qua è il mio trattamento per capelli danneggiati preferito di Unove. Eccolo qua, anche lo shampoo è fantastico. E poi finalmente provo anch'io questo qui, che è l'olio detergente di Softimo, che è sempre un marchio giapponese. Vi faccio vedere anche qui appunto nella mia doccina che c'è appunto il trattamento, questo qua che devo finire, e la maschera che vi dicevo. E ora vi faccio vedere in questo piccolo beauty che cosa mi sono portata. Innanzitutto il mio super fondo cushion di Johnson Wall, questo già lo conoscete e lo trovate appunto sul sito. Questo qui è fantastico perché è un eyeliner marrone che io utilizzo nella rima infracigliare, qui per dare definizione, Mary Mond Super Twin. Eccolo qua, il colore è lo 02, ma è scritto in coreano, non vi posso aiutare. Poi questo correttore, ragazzi, è la scoperta, perché è fighissimo ed è del marchio Wake Make.
Eccolo qui. Io ho preso la tonalità numero 15 e tra l'altro anche l'SPF. Infatti è bellissimo questo da utilizzare nel contorno occhi perché è super super idratante. È molto elastico come prodotto. Poi troviamo questa qui, che è una nuova scoperta, una cosa nuova che sto facendo ultimamente. Bling Glow. Questo è il colore 01 ed è la Concealer Pencil. Eccolo qua. E infatti potete farci lo spot concealing. Essendo molto piccolo andate proprio sulla parte del brufolino. Prima del fondotinta lo lasciate lì e vi dà la coprenza. Altro prodottino che trovate sempre sul sito di YesStyle. Io ho preso questa che è sempre del marchio Wake Make. E all'interno tutte queste cialdine super matte, molto naturale. Questi, ragazzi, questi shimmer sono una roba. Adesso io ve li swatcho. Danno una perlescenza pazzesca. Ve li swatcho anche un attimino qua. Guardate qui, che meraviglia. E sono quelli che appunto mi vedete utilizzare quando io li metto qua, quando faccio il punto luce. E insomma, trovate tutto sul sito. Ora io corro, che non voglio fare tardi. E ci vediamo direttamente sul set per questa super giornata. E bisogna anche stare attenti perché c'è un sacco di vento. La cosa bella, ragazzi, è che ieri era San Valentino, quindi non ho ripreso, sono stata con il mio fidanzato. Mi ha scritto una lettera carinissima, metà mezza inglese, mezza coreana. Metà tutta coreana. Io l'ho aperto e ho fatto... Allora, con tutto il bene posso leggere forse 10 di 46 parole che hai scritto. Però me l'ha tradotta dopo un po', perché prima deve fare tutto il simpatico. Però lo adoro. Tempo fa, sapete, mi chiedevo, perché poi lo sapete, io sono stata 25 anni senza nessuno. Mi sono sempre chiesta che tipo di persona potrebbe effettivamente matchare con me, perché non sono una persona facilissima. E lui ha un sacco di qualità che apprezzo. Ovviamente nessuno è perfetto. Cioè, se sentite quelli che dicono, oh mio Dio, no, perché è perfetto, non è vero, ipocriti, nessuno è perfetto, io non sono perfetta, anzi, quindi va bene così. Comunque, mi trovo in zona Gangnam più o meno, sta appunto piovendo, sono struccata, ho fatto la skin care e ho anche i patch perché ovviamente mi pare che non sono il mio periodo ciclo quando devo fare qualcosa, per il progetto sempre che si sta attuando. Non vi preoccupate perché presto saprete. In realtà, se andate su Instagram, c'è uno spoiler, sia delle persone coinvolte che anche alla fine troverete un certo suono che potrebbe essere qualcosa, diciamo così. Comunque sono arrivata in anticipo, questi giorni arrivo sempre in anticipo, però no raga, a parte scherzi, io sono abbastanza ritardataria, ma per le cose di lavoro no. Mi incammino e capiamo un pochino, perché appunto make up, capelli dovrebbero farmi di loro, però nella mia borsa non si sa mai, mi sono portata anche le mie cose, perché ho realizzato che quando ci sono le toccatrici coreane su di noi, ovviamente magari non sanno bene come valorizzare i nostri tratti e quindi a volte rimangono molto leggere con il make up, quindi vediamo un attimino. Ovviamente noi non potevamo mai fare questa cosa ieri, che vi giuro ieri faceva caldo, facevano 15 gradi, non sto scherzando, io sono uscita col cappotto così tutta sghicia per poi morirmi di caldo letteralmente. Invece no, oggi è il diluvio universale, ma più che altro il vento, la solita cosa della Corea, il vento, ragazzi, il vento è una cosa assurda. Questa è la magica dimora dove scatteremo le foto, cioè ovviamente all'interno. Stanno portando adesso dentro tutte le cose. Io sto qua fuori che sto un attimino svapicchiando, perché credo di essere la prima. A parte lo staff, ovviamente, sono la prima. Siri, allora abbiamo finito il primo shooting con la mia codina fantastica. L'amica sta pubblicando. E ora poi ci dovremo cambiare. Stavo anche nevicando, mi sono scordata di riprenderlo. Stiamo impazzendo? Vicini, vicini alla pazzia. Ora dobbiamo muoverci in un'altra location per un altro concept. Spero mi cambino i capelli perché sta cosa così mi fa venire mal di testa. Però guardate che bella base che fanno qua, perché non la fissano. Quindi ora per voi sarà strana. Will, cosa sta facendo? Dobbiamo aspettare che Will mi scarica le cose.
Ma Willa sta facendo una foto qua. Comunque ora ci spostiamo all'altro location. Sta facendo i finti selfie alla ragazza. Ok. Una ragazza. Una ragazza. Spero mi facciano cambiare quindi questi capelli e anche l'outfit, non lo so. Più che altro mi hanno fatto questo trucco che è super leggerissimo. Cioè io di solito l'eyeliner, qualcosa, perché il mio occhio se no senza ciglia già è poco intenso. E stiamo facendo l'altro look, che dovrebbe essere un po' più forte. Solo che mi sono dovuta ritoccare il make up da sola, perché qua il nostro tipo di occhio lo truccano un po' particolare. Quindi questi sono i capellini. Dov'è? Questa. E ho cambiato anche l'outfit. Ora stiamo per mangiare la pizza. Fatemi vedere che condizioni la trovo. Bellissimo. But what is this? Bacon? Oh, it's bacon and potato. Yeah. Whoa. No, it's mashed bacon. Potato. Oh, mashed potato. Yeah. And pepperoni. Or sweet pepper. Potato? I don't know. Something like that. Mm. Okay. Però che poi siamo conciati. Pizza carbonara. No, just sorry. The wrong video. Wrong video. Just sorry. Pizza. Pizza. Pizza ciao. Pizza ciao. Ragazzi, non pensavo, mi stavo finendo di preparare, lo salvo mi ha detto ma marrone. Ok, ma è vero, la vedo. Che c'è, che c'è? Vogliamo ignorare quanto sono fregno? Cioè, è bellissimo. Anche io, scusate. È bellissimo anche lei. No, però, però, in particolare io. Sanremo. Comunque non sono bassa, sono loro che sono alti. Vabbè. E ora, niente, abbiamo finito. L'hai mangiata la pizza? Io ancora no. Ancora non l'ho mangiato. Io sono appena arrivato. Che l'hai mangiato? Ho mangiato un pezzo, vale conto come mangiarla un pezzo. Un pezzo non è mangiare la pizza. Ho assaggiato la pizza. Sono appena uscita, esattamente 10 ore di lavoro. Ora ovviamente sto andando a casa così conciata, dopo che mi è stato appunto detto che assomigliamo marrone. Mi ci mancava questo effettivamente. Quindi ora aspetto l'auto, devo aspettare una decina di minuti. Però è stata una bella esperienza. A me solitamente non piace farmi fare le foto. Cioè non mi piace quando tipo mi dicono, sapete, stiate in giro, anche solo in vacanza, io faccio le foto a tutti. E mi dicono, non la vuoi anche tu? Io dico sempre, no grazie, perché proprio non sono tipa. Non mi piace stare dietro l'obiettivo. E in queste occasioni tanto più, perché poi c'è tutta la crew di persone che ti guarda. E quindi io gli ho proprio detto, io ho detto, ragazzi, io non so posare, non è cosa mia e non so bene, aiutatemi per favore. Però è andata anche questa. Vediamo come saranno venute le fotine. Sono tornata a casa da signora Ami. Mi sono fatta la doccia, mi sono messo il mio pigiamino. E ragazzi, mi sto guardando L'amore cieco, la nuova stagione. A volte lo guardo sottotitolato, lingua originale, a volte lo guardo in italiano. Oggi sono troppo stanca. Non mi va di sentirlo. Cioè ho parlato già troppe lingue oggi, quindi basta. Comunque è mezzanotte. Ho portato ovviamente poi Ami giù. Abbiamo fatto tutti i nostri giri. Mi sento stanca. Mi sento stanca. Ma ripeto, perché è una cosa che non ho mai fatto. Mi è capitato di andare a servizi fotografici, ma mai così lunghi. E ragazzi, qua in Corea hanno dei ritmi di lavoro molto serrati. Vi dico solo che mentre ci faceva vedere le foto dello shooting, cioè non si poteva neanche fermare a farcele vedere, perché lei doveva correre. Quindi ci faceva vedere le foto così: quale scegli di queste foto? Quale ti piace di più? Signora, non riesco neanche a capire che faccio ho fatto in quella foto. Come posso dire? Noi cioncioni, cioncioni, che vuol dire vai piano, insomma, rallenta. Quindi è stato un po' esilarante per non essere proprio al limite dell'estremo, ecco. Ami che mi ascolta parlare. Ti sono mancata. Sei stato un sacco di ore da solo. Che stavi a fare qua? Tanto ogni volta lo trovo tutto srotolato sul divanetto. Vabbè, comunque penso adesso appunto ce ne andremo a dormire. Saluta i nostri amici. Ciao.